globalization is unstoppable. It's all part of this mega trend. If we look at the long history of mankind with the advent of modern transportation, communication. Now we are seeing the sort of localization of ideas, localization of products, localization of ideologies. I think the idea of globalization, of trying to apply one standard on all parts of the world. We certainly expect that the face of globalization will change, and the first manifestation of this will be changes to the supply chains. Is not a revolution against globalism or an attempt to completely overturn it, but to kind of modify it and change it and make the political systems much more responsive to the people on the ground. Bentornati a ripartire con i megatrend. Lo avete visto nella nostra sigla, il Covid-19 ha portato a ripensare completamente la globalizzazione. È stata il motore della crescita dell'economia negli ultimi 30 anni, ma di sicuro aveva già creato tensioni, disuguaglianze a livello internazionale. Oggi ha sicuramente portato il virus a disperdersi, ha facilitato il contagio. Pensate al turismo internazionale, al commercio internazionale, alle catene, le supply chain, le catene di fornitura. È insomma un processo di ripensamento che era già iniziato, sicuramente ha accelerato. Come sarà la globalizzazione del futuro, se ancora la potremo chiamare così, che cosa significa per noi da tutti i punti di vista economico, della geopolitica e anche sociale. Ne parliamo con ospiti importanti in collegamento e ve li presento subito. Abbiamo da Londra Chris Cutorna, che è ricercatore della Oxford Martin School. Grazie di essere con noi. Welcome, Chris. E poi abbiamo Paolo Magri, che è direttore di ISPI. Grazie e bentornato, Magri. Grazie mille. E poi abbiamo ancora collegato, lo vedete nel mosaico, Paolo Paschetta, che è Country Head in Italia di Pictet Asset Management. E ancora in collegamento, invece questa volta da Singapore, abbiamo Parag Khanna, che è politico, geostratega, analista, autore di libri importanti su questo tema. E poi sentiremo anche Andrea Morante, banchiere, imprenditore, attualmente è presidente del Fondo 4R, ma è anche il presidente di Sergio Rossi, che nel mondo della moda italiana, della calzatura, è uno dei brand più importanti. Allora, per inquadrare, io partirei immediatamente anche forse dall'ospite più lontano, anche se ormai le distanze sono azzerate da questi collegamenti in remoto, che è Parag Khanna. Parag Khanna, ve lo introducevo, è un politologo e geostratega indiano naturalizzato americano, che ha scritto tanti libri importanti in questa fase, a partire dagli ultimi, che sono Il secolo asiatico e Ripartire dalle città. Welcome, Parag, and thanks for joining us today. Can you hear us? Likewise, very good to see you. La prima domanda che gli facciamo è: che impatto avrà quello che è successo sulla globalizzazione? Come la vedi anche dal punto di vista asiatico, perché tu studi quell'area in particolare? Indeed. Well, before the pandemic broke out, già prima dello scoppio della pandemia, la globalizzazione si stava sviluppando solo in determinate aree, ovvero Nord America, Europa, Asia, piuttosto che in tutto il mondo. Questo processo diventerà ancora più veloce. Basta pensare alla difficoltà che avremo nel viaggiare fra diversi continenti o all'impatto del coronavirus sulle catene di fornitura e la conseguente spinta verso una produzione più locale. Questi trend fanno pensare che ci aspetta un maggiore decentramento e una minore globalizzazione. Prendiamo in considerazione queste tre macroregioni. Il Nord America ha una crescita molto lenta e non sappiamo nemmeno quando riaprirà il confine fra gli Stati Uniti e il Canada. L'Europa ha una situazione simile, ma almeno adesso c'è una spinta verso un maggiore consolidamento fiscale, piuttosto che rimanere semplicemente un'unione monetaria. È quindi evidente che l'Europa tragga degli insegnamenti dalle varie crisi, ma comunque non crescerà nel breve termine. Infine c'è l'Asia, che è cresciuta negli ultimi anni e continuerà a farlo, visto che ha una popolazione molto numerosa e dei mercati di grandi dimensioni. La domanda quindi è: fino a che punto queste tre regioni aumenteranno l'integrazione fra di loro? Inoltre, la regione che trarrebbe maggiore vantaggio da questo è proprio l'Asia.
is Asia. Questo è molto interessante proprio per la parte asiatica. Sappiamo quanto sia preminente il peso della Cina anche dal punto di vista economico, ma abbiamo visto che durante l'epidemia anche altri paesi hanno reagito in maniera diversa e forse anche migliore. Ecco, come vedi il futuro da questo punto di vista? China is the largest economy in Asia. Almost all Asian. La Cina è la maggiore economia in Asia ed è il più importante partner commerciale di quasi tutti i paesi asiatici. Lo scorso novembre, prima dello scoppio del Covid-19, molti di questi paesi hanno però ratificato il Regional Comprehensive Economic Partnership per liberalizzare il commercio. Quindi cominceranno a scambiare molto fra di loro e non solo con la Cina. In seguito al coronavirus ci si è resi conto di quanto sia rischioso avere una catena di fornitura concentrata solo in Cina. Il sud-est asiatico avrà quindi la possibilità di trarre grossi benefici da propri salari bassi e da riportare la catena di fornitura nei propri paesi. Inoltre, tali paesi sono membri della Trans-Pacific Partnership e stanno anche crescendo gli scambi commerciali con l'Europa. Infatti, Singapore e Vietnam hanno stipulato degli accordi per il libero scambio con l'Unione Europea. Penso che in futuro molte catene di fornitura verranno trasferite dalla Cina al sud-est asiatico e l'attività economica sarà quindi più distribuita. La produzione non avverrà solo in Cina. Questa sarà una reazione all'eccessiva concentrazione della catena di fornitura che avevamo prima del coronavirus. Ora, una delle idee di Paracanna che ha condizionato di più la discussione in questi ultimi anni è stato quello della connectografia come nuova geografia. Significa che le infrastrutture che consentono alle persone, ai capitali, all'energia, ai dati di muoversi tra le diverse aree continentali sono le linee più importanti rispetto alle linee tradizionali, che sono quelle dei confini nazionali, dei confini degli stati, che però oggi sono tornate a rappresentare quasi un segno di difesa, di protezione per tutti. Ecco, come vedi il futuro da questo punto di vista? Yes. Well, ci conforta pensare che si possa semplicemente costruire muri o chiudere i confini ed essere autosufficienti, ma sappiamo che non è così. Anzi, il coronavirus ci ha dimostrato il contrario. Dipendiamo così tanto dalla connettività che l'abbiamo data per scontata. Basta pensare al cibo. Le catene di fornitura del cibo sono state distrutte dal coronavirus e vari paesi hanno fatto fatica ad importare il genere alimentare a sufficienza per la loro popolazione. Questo di certo non può essere risolto chiudendo i confini. Anzi, bisogna fare il contrario e favorire una maggiore connessione delle catene di fornitura agroalimentari. Osserviamo cosa è successo con i dispositivi medici, che sono arrivati da ogni parte del mondo, piuttosto che essere prodotti internamente, con l'eccezione della Cina e del Giappone. Ci sarebbe voluto moltissimo tempo per un paese per mettere in piedi una produzione strategica a livello nazionale in aree critiche come sanità e agricoltura. La verità è che molti paesi non lo faranno mai e non ci proveranno nemmeno, perché non avranno sufficiente capitale a loro disposizione. Penso quindi che avremo un'interconnessione ancora maggiore, ma verrà regolamentata di più per garantire che ci siano scorte nazionali a sufficienza in caso di situazioni difficili. Ma insomma, torno a Paolo Magri per capire, ma che mondo sarà dopo questa pandemia? Gli aerei stanno lentamente rimettendosi in volo, ma sappiamo che ci vorrà del tempo prima che noi ci fidiamo di salire a bordo e abbiamo voglia di girare il mondo come prima, da tutti i punti di vista, da quello turistico naturalmente invece a quello legato ai cosiddetti viaggi d'affari, ma d'altro canto anche la circolazione delle merci, l'integrazione tra le catene produttive è stata rimessa in discussione pesantemente in questa fase. Che idea avete dello sviluppo di questa situazione del futuro, Paolo? Il nostro osservatorio è chiaramente quello della politica internazionale e in questo noi ci aspettiamo tutti di vedere per un po' anche fra stati un po' di distanziamento sociale, distanziamento politico intendo, quello che questa corsa che descriveva anche prima Paracanna riappropriarsi addirittura delle catene alimentari o delle catene di produzione per quanto riguarda il commercio, quantomeno su base regionale, porta a più distacco, più quell'ognun per sé che abbiamo visto con le mascherine e con i ventilatori. E ne stiamo vedendo degli esempi crescenti.
quanto sta succedendo fra Cina e India in queste ore ci colpisce, perché è una crisi che dura 50 anni, però non è un caso che si arrivi ai morti proprio in questo momento. Cioè, in molti paesi c'è la tendenza a ripiegarsi su se stessi, e l'unica eccezione in questo quadro, lo citava prima Paracanna, è un po' l'Europa. E questo è lo stupore di tutta questa crisi. Noi stiamo vedendo, lo dicevamo prima per il commercio, in molti casi accelerazione di trend già esistenti, quasi tutti. Ci sono invece delle novità, e la novità, anche se non è ancora finito il gioco negoziale, è questa Europa che, pur non avendo tanta crescita, come ricordava Paracanna prima, però ci ha dato delle sorprese, dei passi avanti. Ecco, è un'eccezione, perché se guardiamo il resto, guardiamo il rapporto Stati Uniti-Cina, abbiamo visto un'accelerazione dei cattivi rapporti. Non è un'accelerazione che un po' conferma quello che di cui ci parlava anche Paracanna, il fatto che il mondo sarà più regionalizzato, se vogliamo considerare l'Unione Europea una delle regioni del mondo globale. Però in Asia, ed è interessante il riferimento che faceva prima Paracanna, in Asia questa regionalizzazione non per forza poi è una passeggiata, perché in quella regione c'è un paese importante che è il primo partner di tutti, gli altri variamente preoccupati del ruolo di questo paese, il Giappone, l'India, altri, pensa al Mar Cinese Meridionale, quindi lì ci può essere nella regione, anziché un'unione, un distanziamento sociale, ecco, usiamo di nuovo questo termine, perché le frizioni fra i vari paesi, tra l'altro un po' ricattati anche dall'America, le reazioni cinesi, quanto sta succedendo fra India e Cina, ha sullo sfondo, sì certo, il nazionalismo cresciuto nei due paesi, ma anche il fatto che la Cina sta mal sopportando il legame stretto che l'India sta facendo con l'America. Quindi in Asia, pur in un fenomeno di regionalizzazione, potremmo vedere un po' di tensioni in più, mentre in Europa, come dicevamo prima, stiamo vedendo forse, siamo sempre molto cauti, qualcosa di nuovo. Chris Cutarna pensa che allora la globalizzazione, per come la conoscevamo noi, sia finita? I think that's a question that a lot of us are asking right now. But I mean, for me, the insight from COVID-19 and how we've all responded. Penso che molte persone si stiano ponendo questa domanda adesso. Secondo me, lo scoppio del coronavirus e il modo in cui i vari paesi lo hanno affrontato è stato un barometro del punto a cui è arrivata la globalizzazione. Un modo di interpretare gli eventi odierni è affermare che ci sia un ritorno verso una maggiore regionalizzazione. Un'altra interpretazione è riconoscere che in verità eravamo molto meno globalizzati di quanto credessimo. Inoltre, abbiamo visto che c'è una grande differenza fra la globalizzazione di aziende e industrie e la nostra politica ed economia, con l'idea che si era diffusa di ogni paese per conto proprio. È evidente che, se una persona razionale avesse gestito il sistema globale, avrebbe allocato le scarse forniture mediche in modo molto diverso rispetto a quello messo in pratica a febbraio, marzo e aprile. Dove erano le istituzioni globali quando si doveva organizzare una risposta internazionale integrata a questa crisi? Non c'erano. In economia è chiaro che la globalizzazione sia il risultato della ricerca di economie di scala e di costi minori. Penso che adesso entrambi questi aspetti saranno più difficili da raggiungere per le aziende, poiché devono riuscire a bilanciare le dimensioni con la flessibilità e la resilienza e decidere quali costi prendere in considerazione mentre cercano di produrre al minor costo possibile. Al contrario, la politica e la società dovrebbe semplicemente chiedersi quanto ancora dovremmo proseguire nel processo di globalizzazione. Complicating the incentive for globalization, but I think for the rest of politics and society, it's really about taking a step back and asking how much further do we really have to go in this globalization story. Ma Chris, noi sappiamo che la globalizzazione ha avuto vincitori e sconfitti, c'è una grande discussione, anche molta polemica sugli effetti economici della globalizzazione, ma guardando al futuro, chi potrebbero essere i vincitori e gli sconfitti? Come costruire una globalizzazione che sia meno squilibrata e anche meno ingiusta di quella che abbiamo visto negli anni passati?
Well, I think there are many ways to look at that question. I mean, who stands to win, and what are the opportunities? Ci sono vari modi di rispondere a questa domanda, considerando anche quali saranno le opportunità nel mondo post-Covid. Un modo di rispondere è cercare di individuare dove ci saranno i maggiori cambiamenti economici. A livello geoeconomico e geopolitico c'è la percezione di una crescente regionalizzazione. Penso che all'interno delle varie economie ci sarà una sorta di ritorno al cosiddetto livello intermedio. Return to the middle layer. And what I mean by that is, if you look back over the last 30 years or so Con questa espressione intendo dire che, se consideriamo lo sviluppo economico degli ultimi 30 anni, gran parte di esso ha avuto a che fare con la personalizzazione e la globalizzazione dell'attività economica, mettendo da parte questo livello intermedio, vale a dire le forme locali di produzione alimentare ed energetica. Penso che adesso torneremo a questo livello intermedio, sia in termini di risposta alla pandemia ed altri shock sistemici, che come conseguenza delle agitazioni sociali che ci saranno nei prossimi 1 o 2 anni, durante i quali ci adatteremo alla pandemia e alle sue conseguenze. Cercheremo quindi delle strutture intermedie per riempire quel livello di connettività che manca nelle nostre economie e società. Ci saranno dunque molte opportunità per le persone che offrono soluzioni di questo tipo. That missing layer of connectivity within our own societies, within our own economies. And so people who are offering those solutions, I think there's going to be a lot of opportunity for them. Questo è molto interessante, ci sono interi comparti industriali che si stanno confrontando con questa nuova prospettiva e uno di questi è il cosiddetto Made in Italy. Tutta la nostra industria, in particolare il design, il fashion, la moda, ma anche la meccanica che esportano in quei paesi dove le cose stanno cambiando rapidamente, hanno sofferto anche ovviamente negli ultimi 3 mesi del blocco del commercio internazionale. Ne parliamo con Andrea Morante, che dovrebbe essere in collegamento con noi, che è finanziere, imprenditore, banchiere. Grazie di essere con noi, Morante. Benvenuto. Buongiorno a lei. Allora, Morante, lei è stato anche amministratore delegato di Pomellato a lungo, adesso è anche presidente di Sergio Rossi. Tutta l'industria del lusso italiano e della moda è orfana dei viaggiatori d'affari, dei turisti che venivano nelle nostre high street, come si dice, a fare shopping e in qualche modo si confronta con un futuro che sarà molto diverso. Qual è l'impatto ad oggi? Quali sono le prime strategie che anche il Made in Italy sta mettendo in campo per rispondere a questa situazione, Morante? Allora, sicuramente il settore del bene di lusso, dei beni di lusso, in particolare dei beni di lusso venduti attraverso strutture al dettaglio, quindi negozi, un po' in giro per il mondo, sono fra le parti più colpite da questo cambiamento repentino portato sui mercati dal coronavirus. La risposta di queste società che operano nel settore è stata quella di, uno, cercare di capire rapidamente cosa voleva dire per loro, diciamo, questa assenza del consumatore nei loro negozi, questa assenza, diciamo, dei compratori alle loro offerte, diciamo, annuali o semiannuali, e che quindi come si traduceva il tutto ciò nel contesto del 2020 in particolare, nel 2021 ovviamente anche come conseguenza. Quindi quelli che per primi hanno cercato di valutare l'impatto sul fatturato del 2020 e l'impatto del fatturato sul 2021 hanno evidentemente anche per primi cercato di identificare quali potevano essere le mosse per in qualche maniera rispondere a questa problematica. Allora, in generale, proprio generalizzando, probabilmente il fatturato di molte società operanti nel settore dei beni di lusso italiane avranno nel 2020 un fatturato che sarà, non so, fra il 50 e il 70% di quello che loro hanno avuto l'anno precedente, quindi nel 2019. Quindi questa è una botta molto forte e questa botta in certo senso è difficile da recuperare.
Quando si parla di recuperare, invece si parla del 2021 e quindi di come nel 2021 si possa tornare in carreggiata. Allora, per ritornare in carreggiata ci sono tutte quante una serie di azioni che le aziende hanno fatto e stanno facendo per cercare evidentemente di moltiplicare la loro presenza, se non lo erano prima, in tutto quello che può essere le vendite che sono fatte a distanza, che sono fatte sulla base di un'attività online invece che un'attività di negozio, e evidentemente anche cercando di confermare la loro presenza in alcuni mercati che per primi escono dalla crisi. Ecco, anche tutta la prossima settimana della moda sarà in digitale, lo sappiamo. Basterà compensare in qualche modo? Quali saranno le strategie più importanti che seguiranno le aziende del lusso? Ma io non sono troppo convinto che bisogna trovare delle nuove strategie, bisogna soltanto forse accelerare dei processi decisionali che erano già in atto. Bisogna distinguere, perché questo impatto del coronavirus non fa altro che evidenziare le debolezze che alcune aziende già avevano, e quindi evidenziando tale debolezze le ha messe in maggiore difficoltà e le ha forzate a evidentemente correre a ripari. Per altre aziende che invece erano già avanti, per esempio nella loro struttura distributiva, cercando di ampliarla in maniera tale da, diciamo, evitare i rischi eccessivi di una monocultura, di una monodipendenza, ebbene, queste aziende che in qualche maniera per prime si erano già mosse continuano e continueranno ad avere il vantaggio competitivo di quello che è il first movement, cioè chi si è mosso un po' per primo e che quindi può approfittare addirittura in senso positivo di questo coronavirus per implementare dei cambiamenti che comunque erano già in atto. Chi invece si troverà esposto perché o era in una fase di crescita, diciamo, già titubante, o aveva una posizione, non era convinto nell'importanza che l'online potesse avere nel proprio business, o perché aveva una struttura che era troppo dipendente dal canale distributivo diretto o troppo dipendente dal canale wholesale, ebbene, tutte queste realtà si troveranno in difficoltà e alcune di queste effettivamente dovranno in qualche maniera buttare la spugna. Buttare la spugna vuol dire che non ce la faranno e vuol dire che quindi il mercato si andrà a razionalizzare in maniera, se vogliamo, di naturale, e quindi questo vuol dire che i più forti o quelli che si saranno mossi per primi diventeranno, diciamo, i nuovi vincenti sul mercato, e chi invece si è mosso in ritardo, non ha saputo muoversi con la competenza che in questi casi è necessaria, e ricordo che in questi casi la gestione di un'azienda cambia all'improvviso, perché anche le doti di leadership, le doti manageriali delle aziende possono dover cambiare, e spesso le aziende non si rendono conto della necessità di fare questi cambiamenti, perché all'improvviso è cambiato lo scenario di riferimento, all'improvviso è cambiato il modo di operare per cercare di affrontare meglio una dinamica che prima aveva determinate regole e che oggi ne ha delle altre. Allora, parlando ancora di investimenti, di industrie, Paolo Paschetta, voglio capire se per voi che investite il tema della globalizzazione non sarà più un megatrend così importante anche a livello di settori tematici che si portava dietro. Come guardate questa trasformazione? Sì, grazie Andrea. Beh, allora, innanzitutto direi che si è già sentito parlare nel corso di questi ultimi due decenni di fine della globalizzazione, no? In occasione delle due importanti crisi che ci siamo lasciati alle spalle, cosa peraltro mai accaduta. Di fatto la globalizzazione è uno dei motori trainanti di crescita dell'economia globale dal dopoguerra ad oggi, e secondo me per certi versi è un fenomeno irreversibile. Per ricordarci quanto è globale la nostra economia basta prendere l'esempio di casa nostra. Prendiamo un'azienda come Fiat, o meglio FCA, tanti la considerano come un'azienda italiana, ma in realtà tanto italiana non è più. Ha sede legale in Olanda, sede fiscale nel Regno Unito,
e l'anno scorso, se ricordo bene, ha realizzato oltre il 70% del suo fatturato in Nord America. Diciamo che la pandemia sicuramente ha mostrato la vulnerabilità, la debolezza delle catene di produzione globali, perché la chiusura iniziale delle fabbriche in Cina ha lasciato molti settori privi della componentistica fondamentale. Pensiamo a quello dell'automotive, a quello automobilistico o a quello dell'IT. La Apple ha dovuto addirittura bloccare la sua produzione. Tutto questo non vuol dire che stiamo entrando, a nostro avviso, in una fase di deglobalizzazione. Come diceva Parakanna, probabilmente una volta che entreremo nel regime della nuova normalità assisteremo a una riarticolazione delle filiere produttive, quindi nasceranno o si accelererà il processo di sviluppo delle filiere regionali in cui si produce più vicino a dove i beni vengono effettivamente consumati, quindi parliamo magari del rafforzamento dell'area nordamericana, dell'area europea, dell'area cinese, come nuove catene di approvvigionamento, e ci potrebbero essere delle grandi opportunità per le nostre aziende. Quindi tutto questo per dire che le aziende multinazionali comunque non abbandoneranno la loro impronta globale per tornare a produrre e a vendere esclusivamente nel loro paese di origine. Parakanna parlava della grande crescita in Asia contrapposta alle scarse, ahimè, prospettive di crescita per l'economia europea e anche americana. Oggi nessuna società si sognerebbe mai di uscire dal mercato asiatico. Parliamo di un mercato di 4 miliardi di persone con un'età media molto più bassa rispetto alla nostra, quindi con dei potenziali di crescita davvero enormi. Se guardiamo al settore automobilistico, per esempio, in Europa abbiamo 900 auto per 1000 abitanti, in Cina ce ne sono 150, quindi non si può lasciare quell'Asia. Ricordiamoci anche che l'area asiatica in questi ultimi anni ha subito una grande trasformazione, perché è passata da essere paese produttore a un paese consumatore, lo sappiamo, grazie all'aumento dei salari medi, del reddito pro capite. Quindi noi ci aspettiamo quindi una riorganizzazione delle filiere regionali, le aziende resteranno globali e sempre più proiettate verso il mercato asiatico. Quindi questa globalizzazione, possiamo chiamarla globalizzazione 2.0, continuerà a rappresentare un megatrend trainante per gli investimenti tematici, che sono investimenti, ricordo, che nascono anche proprio per superare gli approcci di investimento geografici, che in un'economia come la nostra, dove tutti i paesi da un punto di vista economico sono così correlati, non genera più tanto valore. Quindi ecco, voglio proprio girare alcuni di questi tuoi spunti direttamente a Parakanna, perché parlavi di modelli di business. Quindi Parakanna, quali sono oggi gli impatti sugli investitori e anche sulle imprese? Perché ci diceva poco fa Paolo Paschetta, il nearshoring, reshoring, riportare le produzioni più vicine ai propri mercati. Saranno questi i nuovi modelli di business che vedete per il futuro? Che impatto avrà sull'economia quello che sta succedendo? Let me give two conclusions on this issue. The first is the distinction between essential and non-essential. Ho due considerazioni a riguardo. Prima di tutto penso che sia necessario distinguere fra servizi essenziali e quelli non essenziali. Questa è una delle distinzioni più importanti che è emersa, perché ci siamo resi conto che non possiamo andare avanti senza servizi come logistica, sanità, connettività digitale. Questi settori, e quindi le aziende e i lavoratori che li compongono, dovrebbero avere una maggiore libertà d'azione e bisognerebbe pagare di più chi è impiegato in questi settori critici. Quindi i settori che avranno bisogno di maggior supporto in futuro e verso cui, in quanto investitore, dovresti indirizzarti sono quelli dei servizi essenziali, perché abbiamo visto quanto sia difficile mantenere dei buoni standard in quelle aree. La mia seconda considerazione riguarda le aree che secondo me cresceranno di più. Una è ovviamente la digitalizzazione, quindi data centers, banda larga, piattaforme software, cyber security. Un'altra area interessante sarà l'agricoltura resistente ai cambiamenti climatici, o i cosiddetti climate resilient residency. Vale a dire, le persone vorranno vivere in aree che offrono una migliore qualità della vita, aria pulita e la possibilità di implementare il distanziamento sociale in modo migliore rispetto agli ambienti affollati delle città. Un'altra area promettente è l'automazione del lavoro, perché le aziende non vogliono che la loro produzione diminuisca poiché dipende troppo da lavoratori fisici. Quindi le tecnologie dell'automazione faranno grandi passi avanti.
Ci sono quindi dei settori che trarranno molti benefici in futuro. Possiamo già notare che gli investitori si stanno spostando verso questi ambiti, primo fra tutti quello delle biotecnologie, investendo quindi in vaccini, medicinali, ricerca o dispositivi medici che possono essere prodotti localmente. Or medical devices that can be 3D printed or manufactured locally. Ma in tutto ciò, Panacana, volendo tirare le somme, come vede il futuro della mappa del potere dell'economia e della politica dopo? Well, as I mentioned before, we are going to be in this tripolar world for a long time. Come ho menzionato prima, ci sarà un mondo tripolare a lungo. Non riesco ad immaginarmi uno scenario in cui l'America non sia una superpotenza economica e geopolitica, o dove l'Europa non continui la sua strada verso una maggiore integrazione, o dove la Cina semplicemente crolli. Non succederà. So this is a rigid multipolar framework. However, we will still have a lot of penetration between. Questo è uno schema multipolare molto rigido. Nonostante ciò, avremo ancora molta integrazione fra i tre poli, perché hanno tutti dei mercati abbastanza saturi. Quindi per crescere devono penetrare fra di loro. Ci sarà ancora un certo livello di globalizzazione. Questi tre angoli, Stati Uniti, Europa e Cina, rappresentano circa un terzo del GDP mondiale a testa. Anzi, l'Asia è una fetta un po' più grande. Questa è la mappa economica del mondo oggi e lo sarà anche domani. Però giro immediatamente questa domanda anche a Paolo Magri. Come vede lui la nuova mappa anche del potere economico e politico dopo il Covid, Paolo? Possibile non essere d'accordo, nel senso che pensare a un mondo che non abbia un ruolo di questi tre poli sarebbe davvero bizzarro. La domanda vera è se il rapporto fra questi tre poli sarà armonico o meno armonico o addirittura conflittuale. Non parlo di guerre, parlo di tensioni. Ma la sensazione che abbiamo in questo momento però questo è un momento molto particolare, è che sia un rapporto più teso fra questi blocchi, è un rapporto più esclusivo, addirittura quest'idea che la Cina si possa isolare e contenere, che serpeggia in parte dei poteri americani. I poteri saranno questi tre blocchi, ma i rapporti fra i tre blocchi per un po' potrebbero essere complicati. Se sono complicati, si arriva a quella sensazione, un'altra parola molto usata in questi anni, di un mondo senza poli, che è la traduzione di un mondo con tre poli ma che non sono coordinati fra loro, il mondo apolare, il mondo la giungla. Ecco, su alcuni temi potremmo per un po', nella fase calda, nella fase dura, nei prossimi due anni, vedere un po' di questo. Molto dipenderà anche dal risultato delle elezioni americane, nel senso che il sollevare i toni del rapporto fra questi blocchi, Trump ha sicuramente contribuito. Se ci fosse una presidenza Biden, la sostanza non cambierebbe, cioè la contrapposizione rimarrebbe, ma il linguaggio, i modi, l'approccio alle crisi potrebbe essere un po' meno urticante e quindi un po' meno distanziato. Ma in una battuta, Paolo Magri, in questo mondo senza poli, dove sta l'Italia? Che ruolo avrà il nostro paese? Come giocherà la sua partita in questo mondo meno globalizzato, con meno leadership in giro, perché se ne vede meno rispetto al passato? Ah, guarda, questa è la domanda sempre da 100 milioni. Allora, l'Italia perlomeno in questi mesi ha capito che dopo i primi tentennamenti, che queste illusioni di poter navigare da solo in questo mondo così complicato sono un po' fuori luogo e bizzarro. Abbiamo capito che con l'Europa possiamo affrontare meglio delle crisi. Non è ancora detto che con l'Europa avremo delle risposte complete alla crisi a breve, ma tutti, se siamo onesti, abbiamo percepito come in questi due mesi quell'Europa così strana che abbiamo visto nei 20 anni prima è cambiata giorno dopo giorno. Questo non vuol dire, chiudo, che noi Italia dobbiamo aspettarci che del passare dall'Europa matrigna all'Europa che ci accompagna e ci dà i soldi gratis e non ci chiede i rimborsi, le rendicontazioni, non è di questo che stiamo parlando. Ma in quel mondo, quindi, la risposta è l'Italia con l'Europa e l'Europa devono fare in modo di non essere in balia degli altri due poli e di non essere solo un grande mercato, come molto spesso siamo stati in passato, ma anche un attore.
Beh, giro la domanda a Chris, quindi in un mondo più complesso dove vedi anche le opportunità di investimento per chi ci segue in questo momento, dove potrà guardare con maggiore interesse anche le diverse aree di mercato? Well, I would agree with the comments of both Parag and Paolo before me. Maybe if I can... Condivido le osservazioni che sono state fatte prima di me. Vorrei però aggiungere qualcosa, parlando delle opportunità di investimento che ancora non sono state menzionate. Prima di tutto, vorrei respingere la distinzione fra l'investire in settori essenziali e in quelli non essenziali. A mio parere, una delle maggiori sfide dal punto di vista degli investimenti sarà che la definizione di essenziale potrebbe cambiare a seconda della crisi che affronteremo. Con la crisi da coronavirus, molti settori che prima non consideravamo essenziali lo sono diventati. Credo che ci siano alcuni settori che verranno sempre considerati essenziali, come quello delle telecomunicazioni, ma fare questa distinzione non è sempre stato così semplice. Un settore su cui puntare ovviamente in questo momento è quello della sanità e in particolare quello della medicina di precisione. È stato molto interessante lavorare con i governi per la riapertura delle società dopo la quarantena. La giusta decisione su come riaprire è sempre una decisione di medicina di precisione. La miglior decisione è molto specifica. Per esempio, dovremmo considerare i rischi per la sanità pubblica della ripartenza di un settore specifico o di un'azienda in particolare, prendendo in considerazione la capacità del sistema sanitario di quel quartiere specifico. Ci saranno grandi opportunità di investimento nel tipo di intelligenza che sarà capace di dirci cosa stia succedendo dal punto di vista sanitario a livello locale, che è un'abilità che per adesso ci manca. Un altro aspetto interessante che ancora non è stato menzionato, ma di cui si sta discutendo moltissimo, e in particolare in Cina, sono le implicazioni ambientali degli eventi degli ultimi mesi. Molti ambientalisti ritengono che il coronavirus sia il sintomo di ecosistemi sotto stress. Se vogliamo riuscire a rendere la popolazione più resiliente alle pandemie in futuro, dovremo proteggere tutti gli ecosistemi. È successa una cosa molto importante in Cina, a cui però non abbiamo prestato attenzione, visto tutto quello che stava succedendo da noi. Infatti, a marzo Pechino ha annunciato che il 25% dei terreni cinesi sarebbero diventati una zona ecologica protetta. Adesso molti altri paesi, come ad esempio il mio, ovvero il Canada, stanno osservando il modello cinese e stanno pensando di seguirlo. Quindi, dal punto di vista degli investimenti, potrebbe esserci un enorme cambiamento nel modo in cui vengono utilizzati i terreni nei maggiori paesi al mondo. Dovremmo quindi prestare attenzione alle opportunità che questo potrebbe offrire. E a proposito di stress test che Chris citava su quello che il Covid ha rappresentato per tutti, ovviamente Paolo Paschetta anche per il mondo delle aziende è un grande stress test. Da una parte tanti settori hanno ricavi in calo e dall'altra anche hanno costi in aumento per via della necessità di riorganizzare dalle catene di fornitura fino anche ai canali distributivi. Voi investite non tanto anche solo su una tematica come i megatrend, ma dentro i megatrend sulle singole aziende. Dove vedete in questo momento i temi più interessanti e anche le opportunità di investimento? Sì, allora, innanzitutto, come dicevo, noi ci aspettiamo una riarticolazione delle filiere produttive su base regionale, o meglio, il rafforzamento di questo processo che peraltro era già iniziato. Perché ciò accada, parte della produzione andrà spostata inevitabilmente dai paesi emergenti ai paesi sviluppati, quindi le aziende devono, come dire, anche affrontare questa sfida, cioè trovare delle alternative a una manodopera che nel corso di questi ultimi anni in questi paesi è stata particolarmente bassa, anche se è vero che nel recente passato è cresciuta in Cina, è addirittura raddoppiata nel corso degli ultimi 5 anni. Quindi le risposte a questo tipo di problema vengono dal mondo dell'automazione industriale e della digitalizzazione dei processi produttivi, che a nostro avviso è una strada quasi obbligata che le aziende dovranno seguire
per poter appunto cavalcare questo megatrend di organizzazione delle filiere e della nuova globalizzazione. Quindi la robotica, intesa come automazione industriale, è una valida alternativa alla manodopera economica perché offre grandi economie di scala. Sappiamo che le macchine, a differenza dell'uomo, possono essere utilizzate 24 ore su 24 non stop e quindi possono contribuire a ridurre i costi di produzione. Non vuol dire che ci toglieranno il lavoro, perché se guardiamo alle due economie a livello mondiale con il tasso di disoccupazione più bassa, sono Giappone e Germania, hanno anche il tasso di penetrazione della robotica più elevata. Quindi vuol dire che la robotica permetterà a noi esseri umani di essere più produttivi, più creativi, e nasceranno sicuramente delle nuove professionalità. Non deve quindi sorprendere in tal contesto che, se noi andiamo a guardare l'andamento dell'indice Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics, nella prima parte di quest'anno abbia portato e regalato delle performance positive, sovraperformando sia le borse globali che quelle americane, che hanno avuto dei risultati globalmente negativi. Poi, per fare degli esempi concreti, per capire un po' di che cosa sto parlando e delle aziende che secondo noi stanno cavalcando bene queste opportunità, posso citare delle aziende giapponesi come Fanuc o Daifuku, che appartengono all'ambito del più diciamo tradizionale mondo della robotica industriale. Fanuc è leader globale nell'automazione dei processi produttivi, famosa per i bracci meccanici molto potenti, molto flessibili. Daifuku invece è leader nelle soluzioni robotiche per la logistica, perché il tema della digital transformation è dominante ovunque. Digital transformation significa anche esplosione dell'e-commerce, come sappiamo, e quindi questo è un tema che sta crescendo molto. Automazione dei processi produttivi significa anche digitalizzazione dei processi produttivi. Quindi a tal proposito posso menzionare un'azienda come Ansys o la francese Dassault System, che sono aziende che consentono di spostare l'intera filiera produttiva in digitale. Quindi mi ricollego al tema citato dal collega, quindi anche del rispetto dell'ambiente. Tutto questo tipo di procedimento va a ridurre il consumo di energia, di materie prime e di scarti. Faccio un esempio concreto: l'azienda Dyson, che tutti conosciamo perché è leader nella produzione di aspirapolveri, grazie alla collaborazione con questa azienda che ho citato, francese Dassault System, l'anno scorso ha prodotto l'ultimo modello di aspirapolvere e ha dichiarato che grazie ai software digitali di Dassault System ha dovuto produrre un unico prototipo. Gli altri 2999, che invece produceva prima di questa collaborazione, li ha fatti in digitale. Quindi, in conclusione, se noi guardiamo al futuro, crediamo che il megatrend della globalizzazione 2.0, come noi la chiamiamo, continuerà a essere determinante per gli investimenti tematici, e nello specifico offrirà grandi opportunità per le aziende che stanno o sapranno rispondere alle sfide relative alle riorganizzazioni delle catene di produzione, in primis quelle appartenenti al mondo della digitalizzazione dei processi produttivi e dell'automazione industriale. Allora, grazie Paolo Paschetta per averci anche raccontato come il mondo degli investimenti guarda la nuova globalizzazione, a Paolo Magri che ci ha tracciato la sua mappa dei nuovi equilibri anche nella politica internazionale, Andrea Morante ci ha raccontato il settore del lusso, Chris Cutarna, grazie ancora. Chris, una battuta in conclusione, perché uno degli ultimi libri che ha scritto insieme a Ian Golding si intitolava Una nuova età dell'oro, un nuovo rinascimento. Alla luce di quello che è accaduto, confermate la vostra tesi? Well, it's interesting. You know, when I was looking a few years ago for a historical comparison to the time we live in now, for me, the age of discovery. Qualche anno fa, mentre cercavo dei periodi storici da poter comparare ai tempi che stiamo vivendo, il paragone più ovvio era l'epoca delle scoperte, durante la quale è stato esplorato un nuovo mondo ed è stata inventata la stampa. Allo stesso modo, molti dei cambiamenti che stiamo vivendo adesso riguardano nuovi mezzi attraverso cui lavoriamo e nuove mappe in cui ci facciamo strada. Quando parliamo del Rinascimento, tendiamo a dimenticare che sia stato un periodo di grande tensione, che ha poi spinto la società ad un punto di rottura. Ad esempio, l'inizio del commercio transatlantico è stato seguito dalle pandemie in America e dal commercio degli schiavi. Quindi è stato un periodo sia di enormi opportunità che di enormi tensioni. Penso che dovremmo tenere a mente questo aspetto e capire che abbiamo bisogno di acquisire una nuova prospettiva. Infatti, negli ultimi 5-10 anni non siamo riusciti a prevedere gli eventi più importanti che hanno finito per condizionare e dominare la nostra vita, la nostra attenzione e tutte le decisioni che prendiamo.
Penso che sia arrivato il momento di fare un passo indietro, capire in che situazione ci troviamo e chiederci come possiamo prepararci al meglio. All of our decision making. So is this the moment when we can finally take a step back, recognize that, yeah, this is the kind of moment we are in, and then ask ourselves, okay, so how do we better prepare? Prego, Paolo. No, dicevo con una battuta che per trovare l'oro dovremo scavare per un po' di anni, però. Probabilmente sì, grazie ancora. Chris Kuntarna, Paolo Magri, Paolo Paschetta e ancora da Singapore invece Parag Khanna. Grazie Parag, thank you so much. Stai scrivendo un nuovo libro in questo momento, su cosa sarà? Yes, I am actually. It is about the war for talent. Sì, sto lavorando ad un nuovo libro riguardo alla guerra per i talenti fra paesi. Mi concentrerò sulla geografia umana della prossima generazione. Sto studiando la popolazione mondiale sotto i 40 anni e cerco di prevedere i loro futuri movimenti nei prossimi 20 anni. La risposta a questa domanda determinerà quali economie sopravviveranno nel XXI secolo e quali invece falliranno. E grazie anche ad Andrea Morante. Grazie a tutti voi per averci seguito. Ripartire con i Megatrend torna lunedì prossimo alle 18:50.